Oh belli, buongiorno! Eccoci di nuovo qua a parlare di libri e di viaggi. Devo dire che nell'ultimo periodo, che è quasi di 40 giorni, sono stata piuttosto assente, ma non vi tedio con i miei racconti, nel senso che c'è stato il lavoro, ad un libro che uscirà. Più avanti ci sono state varie altre cose, ci sono state delle docenze piovute un po' così che mi hanno entusiasmato e che ho preso al volo, però ora basta, ora si ritorna a fare i seri, si ritorna a trippando, perché comunque sia, anche se in questo momento in cui il turismo è un po' così, le cose non vanno benissimo, però questo è il mio lavoro, questo è il mio progetto, è il mio impegno. Quindi sì, farò qualche docenza pomeridiana per mantenermi, per campare, per portare la pagnotta a casa, però portata la pagnotta, non farò la prof a vita, bensì starò qui con voi, a raccontarvi i viaggi, a raccontarvi i libri. E voglio ripartire proprio con questo bellissimo libro di Marta Perego. Un altro libro di Bottega Errante che in questo, insomma, che tra gli ultimi ne avete visti, ma ne ho ancora da raccontarvi, M come Milano. È un racconto bellissimo, devo dirvi, di questa città vissuta da una ragazza e un cagnolino. La cosa bellissima è che Marta Perego ora è incinta, quindi ha proprio cambiato completamente la sua vita da questo ragazzo, da questo libro, da flanaise, quindi da passeggiatrice in giro per la sua città con il suo cagnolino Marcello, a essere una quasi mamma. E parto da questo perché se no fra un po' lei fa il figliolo e io sono rimasta indietro di un libro e un figlio. È veramente una bellissima passeggiata quella che ci fa fare Marta Perego in giro per Milano, che in realtà è la sua città di scelta e di adozione, perché lei è brianzola, ed è un libro bellissimo perché ci fa girare e vivere Milano attraverso i libri e i film ambientati in questa splendida città. Quindi è un girovagare, sono dei viaggi, dei microviaggi, delle passeggiate. Però è proprio un evocare personaggi milanesi, attori per esempio, ed evocare scrittori che hanno narrato questa città. Io letto questo, ho due desideri: leggere La vita agra di Bianciardi, che tra l'altro avevo già intercettato, quindi era già qualcosa che era nell'aria di leggere. E tra l'altro, l'altra persona che mi aveva dato questo stimolo a leggerlo è Paolo Ciampi, che è autore nella stessa collana degli Occhi di Firenze, che è un po' fatto con questo stile. E quindi un'altra bella lettura, ve lo metto nelle schede e giù nell'info box perché è uno dei primi libri che ho raccontato qui sul canale, Gli Occhi di Firenze di Paolo Ciampi. E poi l'altra cosa che io devo chiedere alla Marta Perego è: per favore, raccontaci della tua nonna, perché questa nonna che compare un po' nelle ultime pagine, però mitica, mitica, mitichérrima. Quindi Marta, via, ora capisco bene che in gravidanza sia molto difficile scrivere. Io ho scritto un libro nella seconda gravidanza, però vabbè, i miei librettini sono altra cosa. Scrivere un romanzo è sicuramente complesso, però magari quando avrai il bambino piccino, così, tra una poppata e l'altra, potrebbe essere una bellissima idea. Quindi
quella di raccontare la storia d'amore dei nonni e soprattutto la storia della nonna, che secondo me è veramente un personaggio mitico. Per cui tra i personaggi milanesi che hanno fatto Milano, insomma, se tu avessi già scritto il tuo romanzo, sicuramente sarebbe da raccontare qua giù e da inserire nelle passeggiate di M come Milano. Quindi il romanzo sulla nonna ci sta tutto. È una cosa che io amo molto, trovare nei libri spunti per altre letture. Sinceramente, non moltissimi, cioè se ce ne sono troppi mi sdubbia la cosa. Però così veramente è gradevole ed è un bellissimo passeggiare. È un libro che si legge, questo, in tempo piuttosto breve. Io l'ho letto in 4-5 sere, quindi bene. Una lettura piacevole, carina. Vedete la copertina rosa, ma non è assolutamente un libro da femmine, è un libro da tutti. Anche perché, insomma, i libri da femmine, i libri da maschi sono un po' così, però nonostante la copertina rosa c'è la parte maschile che è Marcello, il cagnolino di Marta, e quindi va benissimo, controbilancia. E poi ci sono le iniziative nate in seguito alla scrittura, alla pubblicazione di questo libro, che sono le passeggiate che Marta fa con le sue lettrici una volta al mese, e diventano flanese. Quindi se lo leggete poi questo termine vi entrerà bene nell'orecchio, cioè le passeggiatrici, donne che vanno alla scoperta della loro città. Io però, anche se non sono milanese, una giratina a Milano per farmi una passeggiata insieme a Marta Perego e alle sue altre lettrici me la farò volentieri abbastanza presto. Quindi vi do appuntamento a un nuovo libro, a un nuovo viaggio e poi a una bella passeggiata per Milano. Io sono pronta a partire. Aspettiamo che la pandemia se ne rivada via, che questo picco ricali e incalzi, insomma, vediamo, vabbè. Belli, appuntamento al prossimo libro, al prossimo viaggio, e si riparte. Go go go!